molto, molto originali. C'è Matteo al telefono? O abbiamo... Ciao! Eccolo Matteo! qua, Matteo! Aspetta quello che hai detto, As mi sono aspettava, segnato tutto. aspettava silenzioso lui! Hai ascoltato tutto, ora correggimi, hai detto un sacco di cavolate! Ah no, assolutamente no. Buongiorno, come stai? Bene, bene, sto benissimo. Oggi abbiamo un altro concerto, stiamo a Roma, a casa nostra, insomma, Se quindi. siete romani tutti quanti, dunque, mi confermi Ma l'informazione che ho guarda, dato. siamo un po' eterogenei, nel senso che noi abitiamo, di base facciamo ai Castelli Romani, che è a sud di Roma, ma è Tu proprio Roma, sei di capito? Marino, vero? Sì, comune di Marino. In Io realtà poi però. avevo un Dimmi, dimmi. amico di Marino. C'è il vino Ah, buono, ok. c'è il vino buono, Sì, Marino. sì, là, durante la festa dell'uva fanno uscire il vino dalle fontane, no? C'è anche la Capito? canzone. Quindi, insomma, ecco, puoi capire l'atmosfera che si Beh respira qui, sì, ecco. l'atmosfera goliardica è addirittura è assolutamente no, con il vostro modo di essere. Ma diciamo, ecco, la nostra musica è, prima tu ti chiedevi perché questo titolo, ma in realtà questo titolo, le nostre vicende sono tutte molto rocambolesche e disordinate. Noi questo disco l'abbiamo composto e prodotto prima ancora di pensare soltanto di andare a Sanremo, quindi in realtà questo che è è il nostro secondo disco, Musica per persone sensibili, era stato fatto proprio per indurre l'ascoltatore a non fermarsi diciamo all'aspetto immediato, che è quello appunto di live, in cui vedi quattro pazzi che sembra che semplicemente si divertono sul palco a fare quello che vogliono. In C'è realtà, uno che si maschera anche così, esatto, si veste da Donatello. majorette, da Donatello, supereroe, insomma, le fa un po' il nostro tutte. chitarrista Donatello, ogni concerto diciamo ne inventa una nuova. Ma addirittura, se non erro, a Sanremo, com'è che vi siete conciati, vestiti da tenda? Cosa avete fatto? Allora, guarda, siccome diciamo il travestimento è una cosa che Vi fa, piace? sì, ma poi comunque fa riferimento soltanto a lui, nel senso che c'è stato un periodo in cui, in maniera proprio così casuale, abbiamo detto ragazzi, oggi andiamo vestiti così e abbiamo cominciato a mascherarci per 3-4 concerti, però siccome io non volevo abbinare al gruppo diciamo il cliché del travestimento, ho deciso di non insistere su questo piano. Però invece Donatello ha scoperto che non si sentiva a suo agio sul palco se non si vestiva così. E quindi per poterlo far sentire figo, abbiamo detto, vabbè, tu vestiti sempre in maniera assurda. E quindi anche sul palco dell'Ariston, quelli li abbiamo proprio decisi. Ci siamo messi un giorno io e Donatello a tavolino a buttare giù idee. A un certo punto io ho detto, pensa che figo se vai a Sanremo vestito da doccia. Perché noi ci siamo ispirati per quella cosa al film Karate Kid, Pensa. dove c'è a un certo punto il protagonista che va a una festa in maschera e lui si veste proprio così, come quella doccia là. Veramente, l'ho visto tanti anni fa, probabilmente ho rimosso questa scena mitologica e mitica. Dopo, immediatamente immediatamente dopo viene malmenato dopo che si è vestito Ah, bene, voi a Sanremo è andata meglio però, perché vi siete No, classificati molto bene. assolutamente, abbiamo sfruttato quella vetrina fino in fondo e siamo contenti perché noi siamo andati molto determinati, più che altro a far sì che quell'unica performance che sapevamo di avere a disposizione la facessimo in maniera superlativa. Poi abbiamo avuto la possibilità di andare avanti e quindi secondo me non potevamo fare meglio, non potevamo prendere di più di quello che abbiamo preso quest'anno, insomma. Il vostro album possiamo anche informare chi ci sta ascoltando che è prodotto da un nome, caspita, nel panorama musicale italiano di tutto rispetto, stiamo parlando di Alex Britti. Sì, con Alex c'è un rapporto di amicizia pluriennale addirittura da prima che lui diventasse, diciamo, una pop star, perché in realtà anche se io abito ai Castelli Romani, sono nato e vissuto per tanti anni a Monteverde, che è il quartiere di Alex Britti. E Ecco, quindi quindi. c'è questo aneddoto che la mia famiglia andava a prendere la carne alla macelleria del padre. Ah, vedi quante cose fantastiche E si altro scoprono parlando con voi intreccio, musicisti. e altro intreccio assurdo. Siccome la carriera di Alex è nata al Big Mama di Roma, che è un locale famoso di blues, diciamo, ecco, tutta la sua storia è nata lì, quando Alex era un ragazzino, quindi aveva 12-13 anni, Umberto, il padre di Alex, chiese a mia madre di fargli conoscere un certo Roberto Ciotti. Roberto Ciotti, che è morto poco tempo fa, è uno dei bluesman romani italiani, insomma, più famosi, ma anche all'estero, insomma, diciamo che era un punto di riferimento. Ed è colui che ha inserito Alex
nel Big Mama. Quindi da lì poi ad Alex è nato tutto, perché tutta la sua carriera, insomma, diciamo, è partita da quel momento. Quindi noi abbiamo questo destino intrecciato già da molto tempo, e allora questa, diciamo, coproduzione e collaborazione, che poi in realtà è nata anni fa anche, è venuta in maniera abbastanza naturale. Diciamo che lui è un fratello maggiore per me, ecco. Mi sembra di ricordare, se non erro, che avete anche all'attivo un singolo con Piotta, Sì, giusto? ma questo disco in realtà è Er pieno di Piotta. Er collaborazioni. Piotta. Er Piotta, Tommaso, sì. Non vuole più essere chiamato Er Piotta. Ti ricordi che ce l'ha tassativamente proibito quando l'abbiamo intervistato l'anno scorso? Ha detto basta con questa storia dei No, però era forte, non so perché non la Riscattiamo Piotta, basta con Er Piotta, bello. Piotta, Tommaso, insomma, è veramente una persona Sì, assolutamente di grande carinissima. cultura, anche, cioè una persona preparatissima. Ma in realtà il nostro disco è pieno di collaborazioni, c'è anche Enriquez da Banda Bardò, c'è Roberto Angelini, Pier Cortese, vabbè, Alex pure ha fatto una Sì. solo, oltre ad aver collaborato con noi alla produzione. Quindi, insomma, noi nei nostri dischi abbiamo sempre inserito molte collaborazioni che sono colleghi che abbiamo conosciuto suonando, insomma, quindi, e anche amici poi Senti, molti. qual è quella bella canzone di Pier Cortese che adesso non mi viene in mente nota? Souvenir. O Napoli, c'è qualcosa con Napoli anche? No, eh? Oddio, Pier Cortese è uscito fuori con Souvenir, è diventato Ah, famoso. ecco, quella lì forse. Souvenir, vuoi cantarlo così? Sì. Circa 10 anni fa. La cosa fantastica dei cazzo è che quando li ascolti, io vi ho sentito per la prima volta e lo ammetto candidamente, non voglio star qui a fare, oh, vi conosco, vi seguo da una vita, so tutto di voi, perché Allora sono una fan non appassionata. guardo Sanremo, per cui ho solo appreso successivamente di questa cosa, vi ho Ah, scoperto al Matsumaya. ok, quindi Al quest'anno, pensa te. Matsumaya, sì, perché ero andata lì a goder festa e siete saliti voi sul palco. E quando salite, cominci tu con questa formula che è collaudata, ossia improvvisi una canzone in base a quello che vedi davanti, Sì, giusto? l'intro, sì. Ma cioè, ma come ti viene questa roba qua? Devi avere una parlantina che non finisce più. Ma guarda, ammettendo anche che non sempre riesce bene, nel senso che certe volte quando non mi viene comincio a dire sillabe senza testa. Però è lo stesso principio del freestyle dell'hip hop. Cioè quando diciamo che Beh, ci prima di vogliono tutto. delle sinapsi sveglie, io non ce la farei mai, per Ma esempio, cioè sì, ma sarei. ci vuole anche tanta, come si dice, devi essere un po' sbruffone per fare, devi sentirti molto sicuro di te. Sì, e questa E cosa a quindi. te non manca, oppure sei lì che fai finta di essere il figo della Ma guarda, io nella mia situazione? vita tanti anni fa, siccome io nasco come timido, anche patologico proprio in realtà da piccolo, e poi a un certo punto ho capito non che io fossi, diciamo, gagliardo, come si dice a Roma, ma che semplicemente siamo tutti uguali. Quindi questa, diciamo, consapevolezza della non superiorità degli altri mi ha fatto sentire sicuro di me stesso, ecco. Ma comunque, non credi anche tu che tu ce l'hai questa cosa? Lasciatelo dire che sei molto istrionico e anche tipo un attore. Sei molto attore tu, no? Sul palco. Non trovi che sia liberatorio questa possibilità di stare sul palco in quella maniera lì? Di fare Assolutamente sì, proprio assolutamente. quelle cose lì nella maniera in cui le vuoi fare. Ma ti dirò di più, siccome le canzoni a livello compositivo le scrivo io, nel senso che le canzoni escono tutte chitarra e voce, cioè io in solitudine le compongo sia i testi che la musica e poi le arrangiamo insieme, ma io ho proprio fatto una musica su misura della mia personalità, che mi potesse permettere di comportarmi Beh, in quel modo che fantastico. hai visto. Ma perché sai, io sono da tantissimi anni. E nasco come batterista. Le prime volte che ho approcciato come cantante, stavo sul palco e mi sentivo un idiota, cioè mi sentivo che non sapevo esprimere con il corpo quello che stavo Sì. cantando. Allora ho capito che per poterlo fare la musica che avevo cantato doveva proprio essere Un tutt'uno vestito su con me misura per stesso. te. Esatto, sì. Voi dite della vostra musica che è un nonsense, giusto? Vi C'è anche date. il nonsense, c'è anche il Ah, nonsense. non solo, non solo però. Non solo, ma nell'insieme forse uno vi vede così un po' caotici, no? Nella vostra sbruffoneria e nella vostra scanzonatezza, poi si mette lì con attenzione e ascolta che dite anche delle cose estremamente interessanti. Pensi che il nonsense può essere applicato un po' anche alla vita per smarcarci dalle cose pesanti?
Ma guarda, a me soprattutto interessa più che diciamo il nonsenso come bandiera programmatica, cioè mi piace, mi incuriosisce lo stimolo, il contrasto tra, diciamo, tra ciò che dici e il tono in cui lo dici. Proprio prima parlavamo prima parlavi tu della nostra musica, di quello che contiene musica per persone sensibili. Sì. In realtà i testi delle nostre canzoni sono tutti estremamente mortiferi, negativi. Se io tramite le parole spurgo quello, cioè il malessere che ho interiormente, insomma, un po' come tutti gli artisti romantici, eccetera. Sì. Quindi, però, Il è peso sempre varia in maniera, nella più che maniera in altro cui è lo dici, no? per esempio, c'è una nostra, ti dico, c'è una nostra canzone che si chiama Ale, che sta sul primo disco. In realtà quello è una canzone che ho scritto in un momento di totale depressione, proprio parla di suicidio poi quella canzone, e ne parla in maniera anche liberatoria. Però la canzone è tutta maggiore, è tutta solare, è tutta. Sì. E sembra uno scherzo, in realtà non è uno scherzo, però mi piace proprio questo contrasto tra buio e luce che non ti dà una risposta, ma semplicemente la vita è così, non c'è un valore negativo o positivo, c'è tutto insieme mischiato. E la nostra musica è proprio questo, non è tanto un nonsense quanto un mescolare le carte in maniera anche come il Tao, insomma, Beh, bianco e nero. anche perché il nonsense è utile in quanto poi va riempito, no? Certo, cioè il nonsense è, diciamo che c'è chi dice per esempio che il nonsense è appunto, come dite anche, come detto voi, è la vita stessa, anche perché se uno, beh, poi qua andiamo a finire in discorsi veramente dei massimi livelli. Filosofici, Filosofici, vabbè, sì. ma noi qui siamo abituati, lasciate Appunto, stai tranquillo. Io Filosofia sono. spicciola e maccheronica, ma va bene, no? Ma io Fruibile. sono uno di quelli che non crede in una direzione o in un senso della vita, No, ma quindi diciamo che il neanch'io. nonsense in Questo effetti l'avevamo ci sta. capito, questo l'avevamo Neanch'io, capito. Allora, come fai tu? Non credi in una direzione della vita? Come ti comporti? Come fai a dire, non so, a far canzoni? Spiegaci questa cosa simpatica. Perché mi piace la conoscenza, mi piace ricercare, mi piace vedere, conoscere, sapere. Io non so se poi invece sotto sotto delle risposte le cerco pure io, Ma però sto. probabilmente sì, altrimenti non avresti, no, questa attrazione verso la conoscenza, perché magari non lo dichiari a te stesso, ma. Guarda, ultimamente ho letto un libro di Kafka che si chiama Il Castello, ed è, diciamo, l'ultimo libro che ha scritto prima di morire. E proprio una delle, cioè la poetica di Kafka si diciamo, incentra intorno anche a questo argomento, ovvero lui dice non c'è un senso, no, alla ricerca, però tu lo devi fare, Sì. perché sì. Lo devi fare Sì. perché la vita è questa, cioè la vita è un continuo camminare, diciamo, ecco, e vedere, conoscere. Quindi non so, poi anche perché se veramente io sono una persona che si interessa in maniera, diciamo, dilettantesca anche di astronomia, mi piace le ultime frontiere, Interessantissimo, anch'io amo particolarmente l'astronomia. esatto, dell'osservazione dell'universo. E veramente se tu esci fuori e guardi le stelle e ti interessi di queste cose, ti accorgi che veramente l'universo è qualcosa di, cioè, Ma le che non. leggi dell'universo poi regolano anche nel nostro piccolo, le leggi del nostro interiore, no? Esatto, ma sono leggi che veramente smentiscono ogni idea che ci siamo fatti su ciò che è trascendente e che secondo noi prima avrebbe dominato, diciamo, le regole della vita. Cioè, Senti, ma quando è l'universo. che cominceremo ad abitare altri mondi, altre cose? Beh, è una Ma ci domanda. credi agli Grazie, ma hai alieni tu? sopravvalutato. Ci credi agli alieni, Matteo? Ah, diciamo statisticamente, insomma, l'universo osservabile è ampio 93 miliardi di anni, no? E dico, cioè, possibile che in miliardi e miliardi di galassie e quindi miliardi e miliardi di trilioni di stelle e di sistemi solari non c'è un altro pianeta dove è nata la vita? Cioè, che Ma noi siamo il certo. massimo dell'espressione divina è assurdo, capisci? Proprio. Esatto. No, ma poi dico, insomma, Poteva far potrebbe. de meglio, secondo Oh, me. però diciamo sempre così, ma ancora non abbiamo conosciuto nessuno, eh? Ma va bene, Ma perché però no? c'è una spiegazione. Vediamo, vediamo, qual è? È perché le distanze sono così Ah, ecco. ampie che non probabilmente non lo faremo mai, a meno che qualcuno non prenda un giorno con una stazione
spaziale e se ne va via dalla Terra. Vabbè, cosa che sicuramente succederà. Non so se sai, sicuramente sì, perché se te ne interessi, delle nuove scoperte in campo quantistico, ossia la curvatura del tempo-spazio, i cunicoli dentro ai buchi neri, quelle robe là, no? Che praticamente l'universo sarebbe come un foglio di carta che nel momento tu ci fai due buchi, nel momento in cui lo ripieghi, questi due buchi combaciano, Nazareno. Per cui tutta la distanza svanisce, capisci? Però attenzione, perché questa cosa, l'ha scoperta Einstein proprio, in realtà, i wormhole sarebbero, cioè dei buchi che ti permettono di saltare. Però quella è una teoria matematica, cioè diciamo che è una equazione che è dimostrata matematicamente, ma non ancora, forse no, però non è stata osservata, ecco. Tu hai mai visto qualche disco volante in giro, cioè ci credi, per esempio? Ho visto un sacco di dischi di cazzo, non so se sono volanti quando la gente li tira. Comunque io di alieni intorno a me ne vedo tanti, non sono verdi forse, però ce ne stanno, t'assicuro. Siamo tutti alieni a noi stessi. È vero, forse tutti un po' alienati di questo tempo. Senti, caro Matteo, come sta andando il vostro tour per persone sensibili? Benissimo, guarda, così bene che per fortuna abbiamo finito la tranche estiva, che è stata veramente devastante anche fisicamente, perché abbiamo suonato, soprattutto ad agosto, abbiamo suonato tutti i giorni, praticamente abbiamo fatto 21 date in 30 giorni ed è stato molto molto faticoso, e siamo contentissimi, meno male, insomma. Anche l'altro anno abbiamo fatto tantissime date, l'altro anno abbiamo fatto più di 110 concerti in tutto il 2014. Quest'anno forse, diciamo, nel complessivo le faremo di meno, però quest'estate è stata veramente intensa. Poi vabbè, insomma, siamo entrati in un altro livello, un altro meccanismo, cioè i cachet sono più alti, i trattamenti anche diciamo logistico e di accoglienza sono diversi. Voi siete più seri, no? Senti, ma da quando sei diventato noi siamo nati seri. da quando sei diventato una rockstar, poi il mutuo l'hai acceso uguale oppure oppure stai rimandando ancora? Per ora sto ancora rimandando, forse pensa, quando avevo 18 anni, come io ho cominciato a suonare a 14, quando avevo 18 anni dicevo, no, però se a 25 anni non ho ancora fatto niente, smetto di suonare. Ecco, da quei 25 anni sono passati 10 anni. E adesso cominciano a succedere alcune cose. Ma forse se smetti di suonare c'è ancora più niente, no? Per cui niente per niente. No, poi, appunto, lì ho visto l'inutilità di darsi dei traguardi, diciamo, precisi in tempo. Ecco, uno appunto fa e quello che arriva si prende. Poi il tragitto è il viaggio stesso, no? Alla fine, se non ti dai degli obiettivi, ti godi il viaggio in maniera migliore. Senti, parliamo un attimo del nuovo singolo, che è Rosico, Io Rosico. Sì. Che è un singolo molto molto goliardico e anche che osa, nel senso dichiarate di rosicare in generale. Sì. Secondo te è terapeutico rosicare? Dovremmo tutti rosicare un po'? Chiarisci che vuol dire rosicare, perché... Ma come, Nazareno? No, io non sono nel mondo di questi rosiconi. Cioè, Nazareno, rosicare? Sapere esattamente cosa vuol dire rosicare. Ma perché non si usa lì? Io lo uso poco. Vabbè, tu sei un essere superiore e Nazareno è per questo che voglio sapere che non significa. Sono talmente superiore che non lo so. È una persona veramente flemmatica, Nazareno, e molto così, lo vedi, è tipo una asceta che non si sposta mai, esatto. In moto, è immobile. Allora, dimmi un po' che vuol dire rosicone per te. Ma allora, chi rosica è una persona permalosa, una persona che di fronte a un rifiuto, o comunque anche ad un torto, sicuramente non porge l'altra guancia. Però nessuno lo ammetterebbe mai di rosicare, vedi? Ma guarda, sì, secondo me fa bene ammetterlo. Ecco, io sono una persona che... Che fa outing. Che rosica, nel senso lo che... Molto permalosa e anche, insomma, sanguigna, però poi lo ammetto, e perché conviene ammetterlo, insomma, ammetterlo significa anche mettersi in una posizione di poter ancora prendere dagli altri e capire e avere altre prospettive, insomma, ecco, mettere le carte in tavola per una maggiore sincerità. Sono d'accordo, infatti io sono il tipo di persona, non so se un po' questo appartiene anche a te, dai testi che scrivi,
che mi faccio sempre una pessima pubblicità, no? In maniera che non è ingannevole la cosa. No. Cioè, anche tu sei rosicona, quindi? No, io non sono rosicona in generale. Vabbè, poi ci sono delle cose che magari, no, un minimo rosichi, però non è quel rosicare cattivo che sei lì che ti mordi i gomiti. Ma a Però. me quando rosico invece vengono proprio pensieri omicidi. Brutta Infatti roba. la canzone è così. La canzone, Certo. anche se diciamo ha un tono giocoso, in realtà è, ripeto, i nostri testi andrebbero semplicemente letti Senza senza sentire la filtri. musica. E allora lì non c'è, cioè capisci, ma questo non è che sta frustando, capito? Ma riguardo alla domanda che ti fai su un altro testo, ossia l'amore che è, ti sei dato una risposta alla fine. L'amore è qualcosa che ci piace, come la canzone. Mi piace, ho letto da qualche parte, forse stavo scartabellando delle tue interviste, che a un certo punto dicevi che quest'idea dell'amore elevato ha un po' stufato, no? Volete promuovere questa idea di un amore un po' più scherzoso, un po' più carnale, forse, no? Ma sai, la musica italiana è piena di canzoni che idealizzano appunto questo amore, insomma è sempre qualcosa di sovrannaturale, e invece è bello invece soffermarci sulle conseguenze fisiche di questo amore, no? Cioè, alla fine l'essere umano va avanti con le sensazioni, con quello che sente, ma è fisicamente. Sì, Cioè, è noi ci vero. illudiamo che è il cuore, che è diciamo, lo spirito, l'anima, ma è sempre il corpo che ci dà delle sensazioni. E Insomma, quindi, siete poco romantici voi. ma no, io sono contro il romanticismo, Apposta. cioè, io sono per la. Cioè, se fosse per me, io proprio userei un linguaggio con tre parole. È tutto molto asciutto, senza aulicismi, senza giri di parole. Anzi, noi proprio cerchiamo di ridurre all'osso tutto, proprio perché vorremmo arrivare alla sostanza senza fermarci al muro Del degli arzigogoli. sentimentalismo che è inutile, su questo sono Sì, d'accordo con insomma, te. basta che accendi una radio qualunque italiana, un grande network, e sono tutte così, le canzoni sono tutte ah, non ci lasceremo mai. E viva l'amore, sei bellissima, muoio per te, cioè, insomma, voglio dire, basta, no? Cioè, Scavalchiamo questo cliché, sono d'accordo diciamo con che l'amore è te. fatto anche di corpi che si avvinghiano e di Beh, desiderio ci sarebbe carnale. piaciuto Quell'anche. Soprattutto. C'è un filo rosso che comunque lega un po' tutti i brani, oppure sono degli episodi, cose che hai scritto anche in passato, che poi alla fine hai inserito? Ma in realtà i nostri dischi sono compilation di nostre canzoni, perché sono canzoni scritte in un arco temporale. Episodi, chiamiamoli così. Infatti ognuno ha Sì, una più storia un po' particolare, no? che altro, sai, le canzoni che stanno su musica per persone sensibili, come anche sul primo disco Decadendo su Materasso Sporco, che tra l'altro abbiamo scoperto che per caso entrambi i titoli dei due dischi sono due dodicesillabi. Ah, Cioè, vedi? Decadendo su un materasso sporco, musica per persone sensibili, cioè suonano allo stesso modo. Vabbè, E comunque, questo questo, cioè, cosa ne trai da questa osservazione così un po' metafisica, ma è la lunga, secondo ma non lo te? so, chissà, chissà. Ma infatti, anzi, ti dico un'altra cosa: in realtà, musica per persone sensibili doveva essere inizialmente il titolo del primo disco, però, siccome poi facemmo le foto che ci ritraggono mentre ci tuffiamo su un materasso, quindi in aria, tutte foto Sì, volanti, non sembravate allora abbiamo. abbastanza Non sembrava, sensibili. esatto, no, quel titolo non c'entrava più niente, allora ce lo siamo tenuti per il secondo disco, Beh, diciamo. vedi, evidentemente era un'idea buona perché è sopravvissuta alla selezione naturale e crudelissima del tempo, no? Esatto, anche perché poi volevamo con questo titolo appunto invitare l'ascoltatore, come dicevo prima, ad approcciare la nostra musica anche con maggiore attenzione, insomma, cioè appunto magari mettendosi in poltrona con la cuffia, leggendo il libretto Un po' e. come si fa con la musica classica, noi Sì, inviteremmo, no? esatto, cioè scoprire che anche le nostre canzoni nascono da un'urgenza espressiva, insomma, Questo è sono. assolutamente vero, concordo. E comunque io invito in futuro, se avrete occasione, di andare ad un concerto dei Cuzzo, dei Cazzo, come volete dirlo voi, perché è un'esperienza. Dal momento che Matteo coinvolge in maniera reale il
ma sono tutte improvvisazioni nate concerto dopo concerto. Quelle che poi vedevamo che funzionavano meglio le abbiamo portate avanti, poi sono tutte cose che, cioè, mi è venuto così in quel momento, ho visto che la gente rispondeva e allora ce lo siamo portati dietro. Vedi cos'è la fantasia? Del tipo, Nazareno, durante una canzone, ricordami qual è la canzone in cui fate mettere tutti di spalle, forse quella... quella sensibile, quella più è triste, certo, quella... è la ballata, una sì, ballata, sì, 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 siccome lui è molto timido, ce l'ha detto prima, allora si vergogna quando canta le canzoni. Ma la tua età sei ancora timido, no? Va bene. Ci fa girare di spalle. Sì, sì, l'abbiamo, facciamo girare la gente di spalle così si concentra sulla musica e le parole e non si fa distrarre magari da Donatello che è vestito come un deficiente. E no, poi vedi la gente che sta col telefonino e dallo schermo cerca di guardare quello che succede sul palco, per cui vi illudete che sia concentrata. È una cosa che fa molto scena quella, infatti facciamo sempre le foto, i filmati. Sì, sì, è vero, assolutamente è un'esperienza divertente, oltre che la vostra musica è trascinante, siete preparatissimi dal punto di vista tecnico. Sai quando, cosa ho pensato la prima volta che ti ho ascoltato cantare? Dico, o questo ha studiato come soprano, come tenore, non lo so, veramente ha uno studio da conservatorio, oppure è un mago del fai da te. Guarda, se sono un mago non lo so, però non ho mai studiato, nel senso che, cioè, io ho una curiosità metodica, cioè io sono pazzo, io dai 14 ai 18 anni tutti i giorni tornavo a casa da scuola e mi mettevo a ascoltare le canzoni dei Deep Purple, degli Iron Maiden prima, poi di Stevie Wonder dopo e anche dei Police eccetera, e mi mettevo tutto il pomeriggio a cantare e registrarmi con il Walkman e risentire quello che facevo, e questa cosa mi ha insegnato a cantare. È fantastico perché unisci tanti stili nel corso proprio di una stessa canzone, ci metti sia il vocalizzo da heavy metal sia il vibrato della canzone Melenza Napoletana, cioè sei fantastico, lasciatelo dire. Ringrazio, ma comunque queste sono tutte fanno parte tutte del mio background musicale, ci ho messo tutto in mezzo, ma anche la nostra musica è un miscuglio di tutte queste cose. E però, poi ci sai il futuro che sarà, insomma. Cioè, hai comunque un'abilità incredibile e una padronanza della voce nel riuscire a mescolare in questa maniera efficace e proprio subitanea, no? Riesci a unire uno stile all'altro, è veramente notevole. È quasi un genio. È notevole, veramente. Sei quasi un genio. Io sono rimasta sbalordita, Nazareno, veramente. Io sto scherzando, ma effettivamente, da come lo dice Morena, che è rimasta giustamente colpita da questa musica, è uno dice: è un genio. Sì, perché vedi che ha delle potenzialità per essere tipo un Pavarotti, e poi cioè, ti canta le frasi stupide, no? Che dici nelle sue canzoni. Ma guarda, ti dico. Semplicemente io sono una persona che a un certo punto ha pensato, vale tutto. Cioè, chi ha detto che le cose si fanno in un certo modo? Esatto, no. Esatto, questo sono d'accordo. E quindi mi piace tutto. Sei un tutologo, quindi? Mi sa di sì. Non tutto fare. Senti, Matteo, ci dispiace, ma purtroppo il nostro tempo è finito qua. Sarebbe bello riuscire a fare una chiacchierata. Sì, perché abbiamo fatto quasi uno spettacolo. Dai, la prossima volta che venite al concerto la facciamo dal concerto. Ma guarda, veramente. Dal vivo, sì. Non, mi sono dimenticata di avvertirti tramite messaggio se potevi alla fine riuscire a darci una perla, tipo un aforisma, una frase che ti piace. Se ne hai una al volo. Ce n'è una che sta sul nostro disco, e non è una mia frase, ma è una frase di Pirandello su un libro, sul suo libro, e non è uno dei più famosi, non mi ricordo neanche il titolo, in effetti, dove dice, parlando di una persona anziana che ormai non ragionava più, però era molto avanti con l'età, allora lui si domanda: perché togliere la ragione e lasciare la vita a chi per la morte è già maturo? Pirandello era abbastanza tosto, Sì. Cioè, e questo si riattacca al discorso dell'assenza di una volontà suprema, buona, che decide per noi, insomma, ecco. Perché le cose avvengono senza uno schema, senza un disegno, senza... Nel caos. Oppure esatto. Che decide con noi, forse. Sì. Anche qui, sai, c'è chi la pensa, no, in un modo e chi in un altro. Certo, assolutamente. Certo.
Va bene, Matteo, noi ti ringraziamo tantissimo e presto questa intervista sarà su YouTube per chi avrà piacere di riascoltarti, dei tuoi seguaci, te la segnalerò. Va Bene, bene, io siamo ringrazio tutti lì. voi. Ciao Matteo. Ciao a voi, In bocca al ciao. lupo, ciao Crepi, ciao. 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 Allora, qua ce ne dobbiamo andare perché è dolce far Eh niente, è sì, finito. qui ce ne dobbiamo andare, abbiamo fatto la nostra bella scarpinata attraverso l'ora. Vabbè, una piccola frase ce l'avevo anch'io, che Ecco, sentiamola. l'avevo tratta da questo libro di Raffaello Morelli che volevo leggervi oggi, ma ve lo leggerò sabato prossimo, non ci rinuncio, non ve la scampate, che si chiama L'alchimia e l'arte di trasformare se stessi. E Morelli in questo libro ci offre un percorso molto originale e una prospettiva diversa per rivalutare le nostre situazioni anche psicologiche, come fanno tutti gli psicologi. E lui ama parlare molto dell'anima. Morelli è uno che al discorso psicologico non disgiunge mai il riferimento animico, no? Della nostra esistenza. E Morelli ama immergere tutto, la vita specialmente, il nostro sentire, nel mistero, nel silenzio e nell'ombra del nostro essere. E dice questo: se l'anima non vive nella casa del mistero, prima o poi si ammala, nasconditi e aspetta la sorpresa di chi arriva a trovarti. Perfetto. E allora a questo punto salutiamo Ci tutti. salutiamo, noi ci ascoltiamo un pezzo dei Cazzo che è il singolo attualmente a disposizione, lo trovate anche su YouTube con un video molto divertente. Io rosico e rosichiamo tutti con loro. Buon weekend!